Siamo arrivati alla seconda maratona del venerdì. Zan zan zan, maratona del venerdì. Zan zan zan. Allora, benvenuti ragazzi a questa seconda maratona del venerdì. L'argomento di oggi, il macro argomento di oggi è l'inglese, quindi la lingua inglese. E come affronteremo questa maratona oggi? Esploreremo quello che io ho detto in alcuni venerdì scorsi a proposito di inglese. Sull'acquisire la lingua inglese utilizzando nell'ordine WhatsApp. Nel primo video parleremo di questo, nel secondo parleremo di Netflix e nel terzo l'uso di YouTube per migliorare la lingua inglese. Come al solito sono video che io ho fatto in venerdì precedenti in base alle mie esperienze, perché considerate questa cosa di me per quanto riguarda la lingua inglese. Io 5 anni fa non la parlavo, 5-6 anni fa non la parlavo. Adesso I speak English as my second language and you know that. You know that. If you have been following me for a while, you know that English is my second language. And I want to engage you so that you can improve your English too. Quindi vi voglio coinvolgere in modo da far migliorare anche il vostro rapporto con la lingua inglese. Godetevi i video e ci vediamo alla fine della maratona. Buah. Come migliorare l'inglese con WhatsApp? Perché ho pensato di fare un video dedicato all'app WhatsApp, non per fare pubblicità, perché certo non ha bisogno Zuckerberg della mia pubblicità, ci mancherebbe, ne mi sta pagando per questo. A proposito Zuckerberg, se vuoi, io sono qua, c'è problema. Perché io utilizzo veramente WhatsApp una cifra durante la mia giornata per migliorare in inglese. Lo uso continuamente, ma lo uso in una certa maniera. Guardate, vediamo subito, veloce veloce, i tre step, le tre cose che bisogna fare per migliorare l'inglese, lo speaking, specialmente lo speaking con WhatsApp, ma in realtà non solo quello, lo vedrete. Uno, scegliere persone, leggiamo. Due, parlare di ieri, oggi e domani. Tre, switchare italiano-inglese. Allora, guardiamo i passi uno alla volta che bisogna fare. Intanto, uno, la cosa che dovete fare è scegliere le persone con le quali praticare inglese e migliorare il vostro speaking utilizzando WhatsApp. Come si fa a scegliere le persone? Primo, partite da chi come voi vuole iniziare questo percorso, anche amici italiani. Io, per esempio, mia cugina Carla, ciao Carla, italiana come me, che ha speso un paio d'anni della sua vita, è stata in Inghilterra, poi è stata in Spagna, eccetera, eccetera. Lei mastica molto bene l'inglese e lo spagnolo. Noi parliamo tramite WhatsApp solamente in inglese, io e lei, solamente in inglese. Punto, stop. In questo caso è una cosa che facciamo in maniera assolutamente naturale. È chiaro che è strano parlare con un italiano in inglese. It's kind of weird talking to someone who speaks your own language, qualcuno che parla lo stesso tuo linguaggio, Italian language, as their first language, come loro primo, come suo primo, per sua prima lingua. È strano, it's weird, I know. But you have to if you want to improve your speaking. Lo devi fare se vuoi migliorare il tuo speaking. La seconda cosa che si può fare, piuttosto che cercare amici italiani, che può essere un e, possiamo fare entrambe le cose, è cercare qualcuno che parla inglese come prima lingua. Come prima lingua. E magari vuole imparare l'italiano. Io in un video precedente, che adesso vi lascio, ho parlato di questa cosa qua. Ho detto che esistono delle app, anche in questo caso non mi sta pagando nessuno. C'è HelloTalk, della quale ho parlato, c'è Tandem, ma ce ne sono tante altre che ti danno la possibilità di creare un profilo della serie Io sono italiano, voglio imparare inglese, francese e spagnolo, per esempio, e loro ti matchano con persone inglesi, francesi e spagnoli, prima lingua, che vogliono imparare l'italiano. Quindi è fantastico. Là devi poi piano piano fare una scrematura, individuare veramente una persona che vuole parlare con te, che seriamente, e poi te lo porti su WhatsApp. E a quel punto inizi il percorso su WhatsApp. Te lo lascio questo video su come, per esempio, utilizzare per fare questa cosa qua, per cercare i cosiddetti speaking partner, language partners, utilizzando HelloTalk. Ding, guardatelo, meraviglioso, bellissimo. Secondo me è una tecnica, devi essere determinato. Non c'è niente da fare nelle lingue. Nel voler parlare una lingua bisogna innanzitutto essere determinati, cioè una cosa che devi voler fare, devi amarla. Devi amarla.
Quindi scegliere il partner, scegliere le persone con cui parlare. Seconda cosa, una volta che le hai scelte, io mi sono scordato un punto qua. Dovevo scrivere, parla ogni giorno devi scambiare messaggi. Ogni santo giorno. E perdonatemi, tutti quanti andiamo col telefono in mano. Ciao, scusami, che cosa hai fatto? Bla 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 bla. Ci vediamo camminare per strada che mandiamo vocale. Mandatelo in inglese, in mezzo alle persone. Che ve frega? Che vi frega? Cioè, il punto è che dovete switchare, dovete cambiare mentalità, dovete cambiare modo di fare le cose. Allora, manda i messaggi. Dici, ma di che parlo? Nei messaggi, allora io ti dico di quello di cui parlo io. Io di solito nei messaggi che scambio con Gina, un bacio, l'amica mia statunitense, con la quale faccio il podcast che potete ascoltare nel canale YouTube L'inglese che ci piace, parlo di cose che ho fatto ieri, parlo di cose che farò oggi, parlo di cose che farò domani. Ieri, oggi e domani ti dà la possibilità di usare i verbi al passato e quindi I went to the gym yesterday, sono andato in palestra ieri. I'm gonna go to the gym today. I'm gonna go to the gym. I'm going to go to the gym today. Andrò in palestra domani. Oggi. I'm gonna go to the gym tomorrow. I will go to the gym tomorrow. C'è una differenza fra usare will and going to. Going to è proprio lo schedulato. Will è un desiderio, ma probabilmente lo farò, probabilmente no. Chi se ne frega. Parla delle cose che devi fare. Parla delle cose che hai fatto. Parla delle cose che farai. Ha voglia quante cose puoi raccontare. Cioè non c'è bisogno che dici ma di che cosa parlo con queste persone che mi sono scelte. Parla delle cose di ieri, oggi e domani. Così utilizzi il passato in inglese, utilizzi il presente, utilizzerai il futuro. Dici ma il mio vocabolario è povero, non lo so fare. Ragazzi, ve prego, da qualche parte bisogna pure iniziare. Io quando ho cominciato a scambiare messaggi su WhatsApp con Alex all'inizio, io non sapevo di niente, sapevo di niente, ragazzi, me lo ricordo benissimo. Ed era 4 anni fa, non era 40 anni fa. 4 anni, non sapevo, ma ho cominciato in maniera povera, con poche parole. Che fa? Che fa? Poi piano piano il tuo linguaggio cambia, il tuo vocabolario si espande. Perché mentre dici qualcosa, magari poi dici, quella cosa come dovevo dirla? Vediamo un po'. Allora, la vai a cercare. Perché l'ossessione, l'ossessività, penso che si possa dire, di cercare le cose sul vocabolario, di usare Google Traduttore, non deve, non deve, non deve, non ti deve, come si può dire, non ti deve. Ecco, non devi essere ossessionato da cercare le parole perché il mio vocabolario è povero. Vai, go with the flow, scorri, scorri e piano piano le cose verranno. Quando poi ti viene la curiosità, magari vai a trovare la parola e l'aggiungi. Io ricordo molto bene il consiglio che mi diede un amico mio, che è stato tanti anni in Inghilterra, e mi disse, quando vuoi leggere un libro in inglese, non ti preoccupare delle parole, cioè non stare sempre a usare il traduttore per tradurre parola per parola, perché non leggerai mai. Leggi, cerca di capire il contesto. Con il tempo verrà fuori il vocabolario. Quante cose vi devo dire. Ultima tecnica bellissima che potete applicare quando state facendo tutto sto Marco Antonio è switchare tra italiano e inglese. Questa è una cosa fighissima, specie se avete, come vi dicevo, Gina nel caso mio, no? Un partner che è madrelingua inglese e vuole imparare l'italiano, vuole acquisire l'italiano. Potete usare questa tecnica, cioè mettervi con lei, con lui, e raccontarle la vostra giornata, le cose che state raccontando mo vi faccio sentire qualcosa, in italiano, e poi switchare in inglese, e poi tornare in italiano, e poi switchare in inglese. Proprio il verbo switchare è un inglesismo che ormai è entrato a far parte del mondo della finanza, eccetera. È un linguaggio comune, switchare, cioè passare da una cosa all'altra. Quindi switchate, vi faccio un esempio, vi faccio sentire qualcosa. Cioè, vi dimostro le mie chiacchierate con Gina e faccio sentire qualcosa di mio. Spero di aver detto qualcosa di troppo intimo. Penso di no. Insomma, buon pomeriggio, eccomi qua. Allora, non ho proprio avuto modo di mandarti un messaggio prima perché stavo lavorando. Sono le 6:30, Qui sto parlando in italiano, ovviamente. qui e
non lo so, avrei voglia di leggere, di rilassarmi un po', ma Vado forse devo veloce. continuare a lavorare. Non lo so, non lo so, mi sento un po' stanco, sinceramente. Non c'ho voglia di continuare a lavorare, però c'è sempre tanto da fare, c'è un sacco di roba da fare. Sempre, almeno Ovvio. questa è la mia impressione. My darling, good afternoon. Adesso comincio a parlare in inglese. Vado lento. Good afternoon. I didn't have the chance to send you a message before because I was working. Io gli sto dicendo le stesse cose in inglese che avevo detto in italiano. Ecco perché switcha, cioè sto ripetendo le stesse in inglese. Now I'm supposed to keep working, but I don't want to work because I'm tired and I want to, to rest, Chill out. maybe reading my book. Doing my things, talking in English. There is always work to do. Always work to do. The thing is being able to decide to stop working and doing something else. And I'm gonna do this right now. Yeah, I'm ready to rest. Wow. Allora, he brings out the worst in me. Lui tira fuori il peggio di me. Ora sto praticamente commentando un messaggio che ci siamo scambiati sulla parola to bring out, sul phrasal verb to bring out, che vuol dire tirare fuori. Lei mi chiedeva come si può dire in italiano e io gliel'ho detto. He brings out the worst in me. Lui tira fuori il peggio di me, facendo un esempio. I behave worse No, qui c'avevo un nel dubbio peggiore io. dei modi. I behave, mi comporto nel modo peggiore. Oh, come posso dire questo in inglese? How can I say this in English? I act worsely? No, no, doesn't sound good. I don't know. Help me out, please. Ok. Vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Per dirvi, io per esempio, mentre parlo con lei, molto spesso mi vengono dei dubbi e gli chiedo, poi lei mi ha corretto nel messaggio successivo e mi ha detto che dovrei dire I behave, è corretto, so badly, oppure badly, so badly, I behave so badly, mi comporto nel peggiore dei modi. Vabbè. Stavo parlando appunto di questa cosa qua. Per dire, lo switchare tra l'italiano e l'inglese, l'italiano e l'inglese, è importantissimo e credetemi, fatto ogni giorno, raccontando la tua vita, la tua quotidianità, what you do every day, what are you going to do tomorrow, what you did yesterday, è bellissimo, perché non hai bisogno di costruire dei contenuti da dover dire a questa persona, diciamo, di che cosa gli parlo, e parli di quello che stai facendo, della tua quotidianità, del fatto che starei per cucinare, che ti senti solo, che ti senti in compagnia, non lo so, raccontati, perché è importante, il linguaggio si acquisisce, cioè il linguaggio, acquisire altre lingue è un'operazione, se ci pensate, semplice, se noi la guardiamo da un punto di vista naturale, cioè non è lo studiare la lingua, le regole grammaticali e poi quando mi sento pronto parlare, vi prego non parlerete mai, non parlerete mai, ma mai, mai, mai. Allora, queste sono le tre cose che volevo appunto condividere per quanto riguarda WhatsApp. Provatelo, ditemi se funziona, se va bene e se può essere un modo utile per aggiungere la pratica personale che avete per l'inglese. Qual è il vostro punto di vista? Cioè, cosa fate voi per migliorare il vostro speaking, per diventare più fluenti? Quella che l'inglese, ecco, non l'ho detto in questa puntata, acquisire quella che viene chiamata fluency in inglese. Attenzione, la fluency, l'essere fluenti in una lingua, non vuol dire saperla parlare correttamente. Vuol dire sentirsi a proprio agio mentre si parla ed essere comunicativi. When I speak English, I feel so good. I know I make mistakes as I'm talking to someone. So che faccio errori quando sto parlando con qualcuno, but I don't give a. Non devo dire la parolaccia. Non me ne frega nulla. A me non interessa di fare errori. I want to be understandable in the first place. Voglio essere prima di tutto comprensibile, comunicativo.
Communication, not perfection. C'è un podcast meraviglioso, loro lo dicono sempre. Being communication, not perfection. Che sia il payoff loro. Communication, not perfection. No, connection, dicono connection, not perfection. Bisogna essere connessi, non bisogna essere perfetti quando si parla una lingua. E credetemi, anche quando parliamo italiano, noi facciamo un sacco di errori. Io faccio tanti errori. Cioè, voglio dire, il lessico è una cosa che va allenata, sia la tua prima lingua che una seconda, una terza lingua. E per parlare, per imparare a parlare, per essere fluente, devi parlare. Devi parlare. Non ti devi preoccupare di fare errori. Io lo dirò fino alla fine dei miei giorni. Questo significa imparare una lingua. Significa parlarla come fa un bambino. Come fa un bambino, le tre C per parlare inglese, l'ho detto in un altro video, ding, guardatelo qua. Non mi ricorderò mai di mettere tutti questi video. Vabbè, poi vediamo, quando mi rivedrò la puntata li aggiungo. Allora, vi lascio, però vi chiedo prima di tutto di commentare il video, raccontarmi la vostra esperienza. Come state cercando di migliorare il vostro speaking? Quali sono le tecniche involontarie che state applicando? Non lo so, state facendo il corso di inglese? Scrivetelo nei commenti. State seguendo una tecnica che vi è stata comunicata da qualcuno? Scrivetelo nei commenti. Cioè, ditemi qual è il percorso personale che state facendo, perché è importante capire che si può migliorare la fluency in una lingua in tanti modi. Io ne ho raccontato uno, ma ce ne sono tanti altri. Attenzione, anche chi classicamente paga e si fa un corso intero di inglese, benissimo, magari migliora la fluency in maniera perfetta. Non è stato il mio percorso. Lo devo dire, non è stato il mio percorso, punto. Io non ho fatto questo, ma non sto condannando un percorso di scelta di fare il corso. Sto solo dicendo una cosa, che 30 anni fa c'era una sola possibilità per migliorare in una lingua. Studia, fare il corso, o era il De Agostini, o era un corso privato, o era l'inglese a scuola, quella era la via per imparare a fare il corso. Adesso ci sono centinaia di migliaia di milioni di possibilità di fare questa cosa. Sacco di vie diverse. E io ve le voglio far scoprire tutte. Mi sono abbonato a Netflix un anno e mezzo fa, forse no, un po' più di un anno fa, un po' più di un anno fa, sì, un po' più di un anno fa, un anno e qualche mese. E indovina un po' perché mi sono abbonato a Netflix per guardare i film in lingua originale, quindi l'obiettivo era quello. Partiamo dal presupposto che io sono uno che odia le serie televisive, cioè a me non piacciono le serie, in particolare non mi piacciono quelle italiane, quindi in TV, robe varie che mandano, non le guardo. Perché non lo so, non mi piace, cioè è una questione di gusto personale, ma sono fatte benissimo, ci mancherebbe, e gli attori sono bravissimi, però non le guardo. Netflix invece è stato veramente delle pratiche che non ricordo se ho messo nei 9 step, probabilmente non l'ho messo, però peccato se non l'ho messo, potrebbe essere il 10° step a sto punto, proprio per praticare. E ho deciso, quando ho cominciato a vedere le prime serie, insomma, ho cominciato a muovermi in Netflix capendo anche com'era fatto, di guardare le serie in lingua originale, attenzione, quelle filmate in inglese, non quelle eventualmente filmate in tedesco oppure che ne so, in francese e poi o in spagnolo e poi doppiate in inglese, no, no, proprio quelle filmate in inglese, quelle in cui gli attori erano inglesi o americani, poi dipende naturalmente, è chiaro, se dove sono state girate, con i sottotitoli. E devo essere sincero, io tutt'oggi continuo a guardare con i sottotitoli. Molti dicono: ah, è sbagliato, i sottotitoli non si devono mettere. Ragazzi, io mi trovo benissimo con i sottotitoli. Facevo, attenzione, molta, molta, molta fatica all'inizio, moltissima, perché quando ho cominciato a vedere le serie, vi sto parlando di un anno e 3 mesi fa, io ero molto meno pratico in inglese, ma avevo un entusiasmo che era pari a quello che ho ora, forse ne ho ancora di più adesso. Facevo molta fatica, perciò ho messo i sottotitoli. Non mi sono sganciato ancora dai sottotitoli. Ci ho pensato anche ultimamente di cominciare a guardare qualcosa senza sottotitoli. Vabbè, comunque in ogni caso, insomma, di là di questa cosa qua, in realtà io lo faccio in YouTube senza sottotitoli, quindi va bene così. Qual è la top 3
Ho sputato come un caimano di Netflix per quanto mi riguarda. Attenzione perché la top 3 è proprio in ordine di utilità. Questa non è una recensione alle serie televisive. Non sto dicendo, ah, bellissime, stupende. Sono belle effettivamente, sono tutte e tre molto belle queste serie. Però questa proprio, secondo me, per la pratica che ho fatto, perché ho guardato tra una serie di cose in quest'anno e mezzo in Netflix, secondo me queste sono proprio le più utili per poter praticare la lingua inglese, acquisire phrasal verbs, idioms e tutta una serie di parole tipiche, anche slang, che gli americani utilizzano, soprattutto gli americani, perché in realtà volevo in questa top 3 mettere qualcosa che fosse girata in United Kingdom, ma non sono riuscito a trovare niente, quindi punto, arrivederci e grazie. Quindi ho messo quelle che secondo me sono valide. Partiamo dall'ultima. The Orange is the New Black. Vabbè. Considerando che è bellissima, cioè fa commuovere, molto bella, io vi dico soltanto questa: parla di un carcere femminile e della. Non spoilerò nulla dicendo che la protagonista, proprio la prima puntata della prima serie, arriva, si va a costituire, si consegna accompagnata dal ragazzo in questo carcere per iniziare a fare il suo periodo in carcere perché ha fatto il mulo per una partita di droga e quindi decide di costituirsi, quindi di fare meno piuttosto che di essere beccata e fare più dentro. Così parte, quindi non sto dicendo niente in particolare, fra l'altro questa è la trama anche di The Orange is the New Black, lo potete anche vedere. È bello perché? Ma intanto perché insomma ci sono tutti questi personaggi femminili nel carcere, eccetera, eccetera, ma poi perché sono bellissimi dialoghi, cioè sono entusiasmanti e lingua americana di tutti i giorni, a volte un po' borderline, perché naturalmente è chiaro che stiamo parlando di anche urban slang, cioè quindi una lingua molto molto dei ghetti in alcuni casi, però è bellissimo, cioè i dialoghi sono molto molto belli, sono chiari. Ripeto, guardandolo con i sottotitoli farete un po' fatica le prime due serie, tenete duro. Tenete duro, keep watching, don't give up, non vi fermate, continuate a guardare perché vi entusiasmerà la serie. Vi piaceranno i dialoghi, imparerete. Consiglio, fra parentesi, per favore, please, i sottotitoli in inglese, non in italiano, ragazzi. Io questa cosa non l'ho neanche detta 5 minuti fa, non in italiano. La vostra testa deve ragione, deve immergersi in una lingua, non potete lasciare un piede da una parte, un piede dall'altra, non imparerete mai, cioè, non, più che imparerete, non entrerete mai nel senso di quello che state facendo. I sottotitoli in inglese, non in italiano, cioè proprio escludetevi i sottotitoli in italiano, escludeteli. Ok. Saliamo nella top 3. Stranger Things, vabbè, la tolgo un attimo, la lavagna, tanto li avete letti, avete visto anche che il primo è Friends. Stranger Things è carinissimo. È la storia ambientato negli anni 80, la serie, sicuramente molti di voi la conosceranno, magari molti di voi l'avranno anche vista in italiano, molti l'avranno vista in inglese come me. È bellissima, è ambientata negli anni 80, parla di alcuni ragazzi, poco meno che adolescenti. Vabbè, non dico niente, punto, succedono delle cose particolari. C'è Winona Ryder, che è una delle attrici co-protagonista di questo film. Anche in questo caso, ecco, mentre in The Orange io l'ho messo al terzo posto perché i dialoghi a volte sono un po' veloci e in alcuni casi devi fare un'operazione che il sottoscritto ha fatto tante volte: bloccare, mettere pausa un attimo, fermare e leggersi un attimo la battuta che ha detto l'attore. E quindi rifletterci un attimo sul senso. Non tradurre. Non cercare le parole nel vocabolario. L'ultima spiaggia è quella. Cioè, il vocabolario, proprio se tu vedi che c'è una parola che dicono e 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 tu l'ennesima volta dici, ma che cavolo vuol dire questa parola? Allora te la vai a tradurre. Ma cerca di cogliere il senso generale della frase. E non ha senso la traduzione. Cioè, devi pensare il suono della frase, quello che vuole dire.
Dicevo, in The Orange è più faticoso, ti fermi un po' di volte, soprattutto all'inizio. In Stranger invece scorre molto di più, perché in realtà i dialoghi intanto sono più lenti, le battute sono più corte, quindi comunque loro, proprio a livello di numero di parole, dicono di meno. C'è più atmosfera, c'è più suono, c'è più musica, c'è più ambiente, quindi in realtà la mente ha anche il tempo di accomodarsi e di ascoltare quello che hanno detto e di riflettere, di avere una specie di shadowing. In realtà lo shadowing è una tecnica, cioè di ripetere voi quello che loro stanno dicendo. Però Stranger Things ha questa caratteristica, cioè ti dà la possibilità di entrare di più nei dialoghi. È il primo fra tutti, numero uno, cioè però, number one. La fantastica serie, l'infinita serie Friends. Allora, Friends è consigliata non solo da me, ma da tutti nel mondo. Perché è bella, è una serie vecchissima, cioè iniziata. Allora, chiedo scusa a tutti gli super appassionati di Friends, non nomino date perché è meglio di no, ma tanti, tanti, tanti anni fa. Non voglio chiaramente, entrare nello specifico della serie. A me piace, mi sto fermando sull'inglese. Friends è ancora più utile, perché in realtà ti dà ancora più la possibilità di entrare nel mood, della lingua, parlata, veramente parlata. È ancora più approcciabile, ma ha una caratteristica in più rispetto a queste due serie. In particolare rispetto a questa, ha una caratteristica in più. Indovinate qual è? Che una cosa farà l'altro. Fantastica per imparare un'altra lingua. Fa ridere. Fa ridere. È comica. È una sitcom. Fa ridere. Allora, il far ridere all'inizio ti vengono i nervi. Ma no. E su loro mettono questo pubblico finto, insomma, questa risata finta sotto. Quindi parte la risata e tu. Che ha detto? Non l'ho capito. Quanto sono stupido. Cioè, all'inizio ti succede. Devi superare quello scoglio. Però poi piano piano, piano piano, piano piano, quando cominci ad entrare proprio nell'atmosfera di capire le battute, di ridere, guardate, è una figata pazzesca perché ti diverti. Cioè, ti diverti, ti piace. Oltretutto c'è un'altra caratteristica. Friends sono leggermente più piccole le puntate rispetto a Stranger and ad Orange. Cioè, quindi la durata proprio della puntata, il fatto che duri un attimino di meno, è piacevole. Questa cosa è piacevole, assolutamente. Quindi ti dà la possibilità ancora di più di approcciare, ripeto, di somatizzare quello che stai ascoltando, di farlo, di tenere dentro l'informazione. Ma guardare in generale, consiglio finale, una serie Netflix in lingua originale, in inglese, con i sottotitoli in inglese, non è semplice. All'inizio non è facile. È uno scoglio che devi superare, lo devi volere con tutto te stesso. L'ultimo consiglio invece veramente che mi sento di dare è questa è la top 3, la mia. Però se tu ti sei resa conto che hai guardato qualcosa in Netflix che ti è piaciuto particolarmente, l'hai guardato in italiano, riguarda tutto da capo, rimettilo in inglese. Perché, ripeto, tu non stai in quel momento solo guardando una cosa, lo show non ti sta solo intrattenendo, ma stai acquisendo informazioni, stai imparando e stai imparando divertendoti. Ed è quello attraverso il quale sono passato io. Io ho imparato la lingua, l'ho acquisita, l'ho assorbita come una spugna. Divertendomi, facendo cose che mi piacevano. Parlerò dei 5 canali YouTube più belli, divertenti, utili, spassosi, vari, fatti bene, per assorbire l'inglese, acquisire la lingua inglese, imparare in una maniera completamente istintiva. Perché io ho imparato a parlare inglese così. L'inglese è diventata la mia seconda lingua così, perché mi sono divertito. Perché ho fatto un percorso on my own, mio personale. Non ho mai studiato inglese a scuola, ho studiato francese in realtà. Forse questa è stata una fortuna, forse no, non lo so. Non te lo so dire,
Però intanto, fatto sta che attraverso tutta una serie di pratiche che ho messo insieme, innanzitutto perché lo volevo fare, desideravo, mi stavo divertendo, adesso l'inglese è diventata la mia seconda lingua. Perché poi inglese in un canale di fisica? Perché, come ho spiegato tante volte sul mio canale, per me l'inglese è diventato talmente importante che mi ha fatto capire e voglio farti capire in realtà che ti apre. Ti dà l'accesso a tutta una serie di informazioni che altrimenti non potresti neanche sognare di leggere o di vedere, perché non tutto è tradotto, soprattutto per esempio negli articoli scientifici, nella fisica, nella ricerca contemporanea, gli articoli sono scritti direttamente in inglese, punto e basta. Quindi se ne vuoi godere, devi leggerli in inglese e non devi stare là col vocabolario. Vabbè, però non devo parlare adesso di questa cosa qua, è inutile, perché sennò mi perdo. Ricordatevi che ho un profilo Instagram, guarda un po' la fisica che ci piace, seguitemi anche su Instagram perché di solito anticipo gli argomenti qua. Ma andiamo al nostro fantastico argomento di oggi, la top 5 dei migliori canali YouTube per fare wow con l'inglese, non per studiare l'inglese. Io sono, tu sei, egli è, se. Buonasera. Ah, buonasera. Diceva Albertone. Il grande Alberto Sordi. Allora, guarda qua, spanda gli occhi. Allora, io li ho messi, ragazzi, proprio in ordine di li ho messi proprio in ordine di importanza per tutta una serie di cose. Ho escluso alcuni che mi piacciono da morire. Fra l'altro, ho escluso un canale del quale ho già parlato in quel video che ti ho suggerito prima. Quindi, quando andrai a rivedere quel video, io ho già parlato di un canale che non nominerò in questo video perché ho già nominato, ma non è una questione di pubblicità. Semplicemente non l'ho messo fra questi 5 perché ne ho già parlato, del canale col quale io sono partito. Quindi guardati quel video. Invece questi sono i 5 che in mezzo al mare di canali che io seguo, secondo me sono buoni. Allora, attenzione, innanzitutto vi dico questo. A differenza di quello che ho detto nel video in cui ho parlato della top 3 di Netflix, delle serie Netflix per acquisire l'inglese, e non ho detto una cosa, io di solito Netflix lo guardo la sera, vabbè, YouTube lo guardo con i sottotitoli in inglese. YouTube invece, io i canali che vi sto elencando qua, e ripeto, ne ho esclusi tantissimi bellissimi, ne ho esclusi tantissimi bellissimi, ma ho scelto questi per alcuni motivi e ve li spiegherò. Guardo questi canali senza sottotitoli. Quindi sono canali che puoi tranquillamente guardare senza sottotitoli, partendo dal presupposto che, dobbiamo dirlo, all'inizio farai fatica. Io non so qual è il tuo livello, però all'inizio farai fatica. Cioè all'inizio sarà difficile. Vedrai un video e dirai, oh Madonna. La cosa importante, per esempio, ci sono delle tecniche, riguardalo più volte quel video. Se vuoi, ci sono i sottotitoli in YouTube, clicca sotto e inserisci i sottotitoli, che te ne frega. Mettili. Ti prego, ti prego. Sempre in inglese. Non mettete so. A me mi prende male quando mi dicono: ah, io guardo. Sì, guardo quella serie originale, ma metto i sottotitoli in italiano. Merga. Ma lo sai perché? Perché non fai. Cioè, la tua testa, se vuoi acquisire un'altra lingua, sei una spugna, non sei immersa in quella lingua, sei immerso in quella. Se tu ti metti a guardare con i sottotitoli in italiano, il tuo cervello continuerà a lavorare in italiano. Ma che ti serve? Ma non serve un cavolo. Allora, vuoi guardarli con i sottotitoli? Guardali con i sottotitoli, non c'è problema. Allora, attenzione, partiamo. Quindi mi raccomando, quando guardo io YouTube, quando ho tempo? In palestra, quando sto facendo il mio workout, in cucina, se sto cucinando, mi metto il telefonino anche su un coso che mantiene. E guardo e sbircio, faccio, seguo tutto attentamente? No, assolutamente no. Molto spesso chiudo i podcast, sarà una puntata che farò prossimamente, ma non sono così sempre attento a dover seguire tutto. Però il fatto che tu senti e guardi e sei sempre immerso, che fa la differenza? Fidati di me. Partiamo dal quinto, Canguro English. Un nome un po' strano, un nome italiano sembra quasi, ma lui in realtà è from UK. Allora, intanto ho scelto questo canale perché lui quando parla è chiarissimo, because he speaks on this way.
Using words, sorry, slowly, so that you can understand all he is saying. È veramente bravo, cioè, poi c'ha questa pronuncia bellissima UK. Chiaro che in United Kingdom ci sono tutta una serie pronunce diverse. E noi siamo italiani e noi abbiamo la nostra pronuncia inglese, vi prego. Ho cominciato a farvi rompere le scatole. Ah, la tua pronuncia! Noi siamo italiani, è normale che quando pronunciamo in inglese abbiamo una nostra pronuncia. Lui ha una pronuncia fantastica, bellissima. Non ricordo di dov'è, credo non di Londra, forse di Londra, non lo so, non me lo ricordo. Però è veramente molto chiaro quando parla lentamente. Io fin da quando ho cominciato a seguirlo, lo seguivo già direttamente senza sottotitoli. Come vi ho detto, raramente ho messo i sottotitoli in YouTube, mi è capitato qualche volta, di solito senza, ma lui è proprio uno spasso. L'ho messo come quinto, dice, ma perché l'hai messo come quinto? Fra l'altro di questi cinque è il più chiaro. Io vi direi di partire proprio con lui. Perché è un po' povero di contenuti, cioè nel senso che i suoi video, alcuni sono bellissimi, ha fatto dei video molto molto belli, ha parlato di come è inutile spendere soldi per imparare una lingua si può imparare gratis, insomma guardatelo perché è un altro coach, un'altra persona che veramente ti fa capire che cosa significa acquisire una lingua. L'ho messo per ultimo perché è un po' povero come contenuti, cioè non carica tanta roba, non carica abbastanza spesso, non è proprio così puntuale, anzi è un po' disordinato nel caricare i contenuti, però è fantastico, seguilo. Andiamo avanti. Wow, Real English with real teachers. From the top, once again, Real English with real teachers. Anche loro, come puoi notare, sto dicendo teachers, non ho detto teachers, ho usato proprio una pronuncia UK. Loro sono fantastici, fanno ridere da morire. Sono due ragazzi, sono. Dunque, uno dei due forse sta in Australia adesso, però in realtà sono tutti e due dal Regno Unito. E nulla, sono spassosi, spesso vanno in hangout, quindi uno è da una parte, uno è dall'altra, e hanno dei contenuti che sono misti, a volte per esempio si dedicano ai phrasal verbs e quindi prendono un phrasal verbs, prendono una parola, per esempio non so che ti devo dire come e quindi ti dicono il significato di come in, come out, come through and so. Quindi insomma fanno questo tipo di cosa, però lo fanno in maniera divertente, si prendono in giro, sono due bei ragazzi, quindi anche per le ragazze che sono connesse o chiunque, insomma, apprezzi il genere maschile, vedrete, insomma, è un bel vedere anche. E poi, ripeto, sono easy, cioè non sono costruiti, si mettono là, guardano la telecamera, si fanno una risata, che se ne frega. E mi piace moltissimo questa cosa qua. Li ho messi al quarto posto, non li ho voluti far salire più su, così, perché una classifica la dovevo fare, naturalmente. Però guardateli perché veramente sono fatti. Fra l'altro loro molti di questi naturalmente poi organizzano corsi, camp con delle persone, quindi ti invitano a pagamento naturalmente. Come sapete invece i canali YouTube sono gratis e puoi fruire dei contenuti gratuitamente. Ah, un'altra cosa che loro fanno, carina, che potete trovare, facevano soprattutto un po' di tempo fa, vanno a intervistare la gente in giro. Quindi hanno una domanda e vanno in giro e fanno la domanda a diverse persone e quindi poi ragionano sulle risposte che le persone hanno dato, ti fanno vedere nei dialoghi le persone che tipo di parole hanno utilizzato, perché magari sono delle parole molto utilizzate nel linguaggio colloquiale e quindi ti fanno vedere come in UK la gente parla realmente, ecco perché Real English with Real Teachers. Perché ti fanno vedere veramente come la gente parla in giro e non come a scuola impariamo tutte le cose, impari, 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 ripeti, 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 poi alla fine non sai parlare. Invece questo significa veramente imparare l'inglese. Numero 3, Simple English Videos. Allora, attenzione, questo è carino. Loro sono due signori della terza età. Una lei e un lui. Sono simpaticissimi. Simpaticissimi, mi fanno una tenerezza incredibile. Ci cioè, avranno 70 anni ognuno di loro, eh. Quindi sono grandi celi, quindi due YouTubers piuttosto attempati. Lei è United Kingdom,
E lui invece è degli Stati Uniti d'America. Vivono tutti e due negli Stati Uniti, perché lei ha sposato lui, si sono trasferiti negli Stati Uniti. Ma la meraviglia, ecco perché li ho messi al terzo posto, è perché intanto i video sono delle macchiette, cioè sono costruiti molto carinamente, costruiscono delle scene, ti spiegano le parole che hanno utilizzato, eccetera, eccetera, ragionano con te. Perché ascolti due pronunce insieme negli stessi video, perché lui ha una tipica pronuncia americana, lei ha una tipica pronuncia inglese, quindi alla fine senti proprio la differenza delle pronunce. Calcano molto, giocano molto su questa cosa, naturalmente alcuni dei loro video sono dedicati alle differenze di pronuncia, teachers and teachers, c'è cioè questa pronuncia diversa fra americano e inglese. Quindi questa cosa è simpatica, questo confronto. I video sono appunto simple, cioè sono molto, come si può dire, non troppo elaborati, quindi sono lineari, belli da guardare, non sono lunghi, vabbè, ma nessuno di questi video è troppo lungo alla fine. Che altre caratteristiche hanno loro? Sono forti, sono bellissimi. Poi voglio dire, sono due persone, due settantenni che si mettono a fare gli YouTuber, se hanno più di 100.000 iscritti, insomma, voglio dire, è un bel vedere. Ed è facile anche da seguirli. Si capiscono molto, molto semplicemente. Costruiscono delle situazioni. Con la caratteristica di Simple English Videos è che loro costruiscono proprio delle scene, delle scenette. Loro girano in green screen e poi dietro, naturalmente, proiettano delle cose, tipo la situazione in casa, quindi l'inglese della cucina, il food, piuttosto che l'inglese, dedicato al ristorante. Insomma, costruiscono delle situazioni, ti fanno entrare nella situazione. Non è il capitolo English at restaurant, ok, this is one and number two. Stiamo andando verso il numero uno. Learn English with TV series. Madonna, ragazzi, quanto è bello sto canale. Ma quanto è bello sto canale. Lui è fantastico, c'ha due occhi così. E solo quando ti guarda e ti sorridi all'inizio, tu inizi e dici: vai, partiamo e dimmi qualcosa, fammi imparare qualcosa oggi. È fantastico. È un ragazzo molto giovane, Ethan, mi pare si chiami. Ha creato questo canale che sta per raggiungere 1 milione di iscritti, se non li ha già raggiunti. E che cosa fa? Lui pubblica. Ah, scusate, mi sono dimenticato. Questi due canali non sono molto, dicevo, molto puntuali nel pubblicare, sono un po' disordinati. Simple English Videos pubblica ogni venerdì. Learn English with TV Series pubblica ogni venerdì. A volte pubblica in altri giorni, però di solito pubblica ogni venerdì. Questo canale, quello di Ethan, il numero 2, Learn English with TV Series, è molto importante perché? Perché lui ha una tecnica. Allora, intanto, in ogni puntata ti prende uno spezzone tratto da una serie TV, per esempio Friends, e io ho nominato Friends quando ho parlato di Netflix nell'altro video, oppure che ne so, The Big Bang Theory, oppure altre serie, The Modern Family. Quindi lui prende uno spezzone che, ragazzi, può durare 5 minuti, 6 minuti, dipende, e che fa? Te lo fa vedere prima con i sottotitoli, quindi non interrompe, ti fa vedere questo spezzone di 5 minuti. Ellen Show, ti fa anche vedere Ellen Show. Mi sono dimenticato di nominare Ellen Show in questi canali. Vabbè, scusatemi, farò un altro video. Dicevo, ti fa vedere 5 minuti di 5-6 minuti proprio di questo spezzone tratto da quella puntata, di quella serie TV. Poi, dopodiché, nella seconda parte ti spezza quello spezzone, te lo spezza in tanti piccoli pezzetti e te li spiega. In realtà tu vedrai che nel primo spezzone, nella prima parte, lui alcune parole le sottolineerà in un colore, altre in un altro. In un colore, se non ricordo male, l'arancione lo utilizza per la pronuncia. Invece il blu lo utilizza per spiegarti quella determinata parola, idiom o phrasal verb che ti ha proposto, che in realtà sta in quello spezzone. Nella seconda parte ti spiega le parole in blu, qui ti spiega proprio l'idiom, il phrasal verb o la parola in blu che ti ha sottolineato nella prima parte, ti fa vedere che cosa significa, ti fa degli esempi con altre frasi, te la fa risentire a manetta. Poi la pronuncia invece che fa lui, per esempio, se tu senti gli americani non dicono what are you
What are you going to do? What are you going to do? Non dicono così, dure. What are you gonna do? What are you gonna do? Il problema dell'inglese è proprio quello, quando tu senti le serie, vanno troppo veloci, le contractions. Allora, what are you gonna do? What are you gonna do? What are you gonna do? Allora, la parola in arancione, che di solito è una frase, lui te la ripete, te la rallenta, poi ti mette la pausa e dice repeat with me. E quindi è il tuo turno e tu la ripeti. What are you gonna do? What are you gonna do? E tu impari a dirla velocemente. Cioè, è meravigliosa. Nella terza parte, dopo che ti ha fatto fare questo spezzone di... ti ha fatto vedere tutti gli spezzoni blu spiegati e gli spezzoni arancioni per la pronuncia, nella terza parte ti ripete sempre il solito blocco senza sottotitoli. Quindi in realtà quel blocco lo vedi 3 volte. Cioè, è geniale. Per me è geniale, Fanta. Io lo adoro, non mi perdo una puntata sua. Guardatelo, è bellissimo. Sto sudando. Ok, number one. BBC Learning English. E vabbè, questa è probabilmente la più importante. Perché l'ho messa come prima? Non è così spassosa come ad esempio tante altre, ma in realtà BBC Learning English ha un vantaggio che propone durante la settimana in YouTube diverse rubriche, rubriche completamente diverse fra loro. Per esempio, c'è 6 Minute English, che è dedicata a un topic della settimana raccontato attraverso un'intervista di un esperto che ha parlato di quel topic. Non so, questo è in Gran Bretagna, è girato questo BBC lì, insomma, a sede. Per esempio, non so, si parla di anoressia. Allora c'è un'esperta che è stata intervistata, e loro in questi 6 minuti ti ripropongono l'intervista, te la spezzettano, te la spiegano un po' in un dialogo, un po' tipo formato podcast. Poi c'è un'altra rubrica che si chiama, oddio, non mi sono preparato ora sulle rubriche da dire, però in realtà propongono tante rubriche diverse, tipo English, anche ti fanno 1 minuto di inglese su una differenza fra, che ne so, 2 parole, oppure ti fanno un'altra rubrica che è dedicata al... Prima facevano un quiz show anche, adesso non stanno proponendo più, ma se vai poi nella pagina YouTube trovi naturalmente tutte queste cose, un grammar show era. Un'altra rubrica invece è proprio la discussione radiofonica di un argomento di attualità particolarmente scottante. Sono video che durano poco, durano sempre meno di 10 minuti, a volte 5 minuti, 6 minuti, dipende, ma BBC Learning English è veramente molto molto buono. Anche perché, fra l'altro, qui dentro ci sono diversi speaker che parlano, quindi speakers, scusatemi, che parlano. Quindi in realtà voi sentite anche la differenza, le voci differenti che parlano. Di solito sono molto chiari, quindi li segui facilmente. Numero 1, top. Cioè, sia chiaro. Io non ho nominato Ted, non ho nominato English with Emma, non ho nominato tutta un'altra serie di canali che sono bellissimi, però il discorso è questo: se tu cominci a cercare in YouTube un canale d'inglese di questi qua, lui ti suggerisce gli altri e quindi mano a mano aggancerai tutti gli altri. Speak English with Christina, per esempio, mi viene in mente anche. Cioè, ce ne sono tantissimi, ragazzi, io ne seguo veramente tanti. Meravigliosi. Voice of America è bellissimo anche quello, pure quello fa un sacco di rubriche diverse, però mi piace molto di più BBC, è fatto meglio. Ora, detto questo, non è che abbiamo esaurito tutto, 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 ma tu hai un canale YouTube che adori, adoro, attraverso il quale involontariamente, per gioco, per curiosità, o perché l'hai cercato apposta, o perché qualcuno te l'ha suggerito, stai acquisendo la lingua inglese. Cioè, suggerisci anche tu, anche perché, ragazzi, io sono il primo che vuole scoprire nuovi canali. Cioè, voglio dire, qua non è che sto raccontando la Bibbia assoluta, io sto raccontando la mia esperienza. Hai qualche canale YouTube che ci vuoi suggerire? Scrivilo qua nei commenti. Io aspetto, ragazzi, aspettiamo tutti quanti, perché siamo una comunità qua sopra, i vostri commenti. Scrivetelo, è molto molto importante che questo completa la bellezza di questo video. Allora, che pensate? Che idea vi siete fatti? Qual è uno di queste 3 cose, WhatsApp, Netflix, YouTube, è già presente nella vostra vita per migliorare la lingua inglese? Oppure, c'avete qualche altra idea da condividere? Scrivetelo nei commenti e ci vediamo alla prossima maratona del venerdì.
Zan zan zan. Ciao belli. Buah.